Ho il piacere di avere davanti a me Federico Tognoni, che è un ricercatore dell'Università Sacro Cuore, di Roma ed è soprattutto l'ideatore, il creatore, insieme ai suoi collaboratori, del primo ambulatorio sulle dipendenze da internet, che esattamente si chiama in che modo? Ambulatorio per la dipendenza da internet, che è stato il primo sorto al Policlinico Gemelli che fa parte dell'Università Cattolica, appunto del Sacro Cuore, è il primo ambulatorio sorto in un circuito nazionale pubblico in Italia. Ed è un'esperienza unica in Italia o ce ne sono anche altre? No, noi abbiamo aperto a novembre 2009, mi pare di ricordare che a marzo 2010 alle Molinette di Torino, un collega ne ha aperto uno simile. Però Altre esperienze pubbliche non me ne vengono in non mente. siete in contatto, non condividete Inspiegabilmente no, l'esperienza. inspiegabilmente no, però spero di esserlo presto. Certo. Oltre a questo profilo, diciamo così, più istituzionale, ha anche scritto un libro molto importante che si intitola Quando Internet diventa una droga, edizioni Einaudi. È un libro che ha come target le famiglie, da quello che ho Sì, capito. Infatti, e sì. che affronta il tema del gap generazionale, che poi è stato quello che mi ha mosso, che mi ha incuriosito, che mi ha fatto venire in mente di aprire, di cimentarmi in questa esperienza di, appunto, di dipendenza da internet, e il gap intergenerazionale che io avevo notato trasversalmente negli adolescenti, a prescindere dall'uso del computer o meno, perché è una cosa, come dire, che ha uno sfondo molto più ampio. E le radici di questa problematica, mi dicevi prima che sono soprattutto legate alla gestione delle emozioni. Sì, noi ci siamo resi conto che i nativi digitali, sono strutturalmente diversi di quelli che chiamiamo immigrati digitali, che siamo anche noi, ovvero persone che hanno conosciuto un prima del computer. I nativi sono nati, e cresciuti in un mondo diverso, diverso, nelle variabili spazio-temporali, ovvero nel modo di vivere il tempo e lo spazio. Per cui ci siamo resi conto che il tempo digitale è un tempo più intenso di quello che abbiamo vissuto noi, paragonabile più a un letto a castello che a un letto a due piazze, dove gli eventi si sovrappongono, pensate al multitasking. E questo ha velocizzato le attese, anzi direi le azzerate le attese, perché online non c'è cosa più frustrante che attendere, proprio perché online le attese ce le immaginiamo e concretamente sono azzerate, ma tutto ciò ha inficiato inevitabilmente anche la nostra capacità di attendere, che da un punto di vista squisitamente evolutivo è una conquista, da sempre. Noi non nasciamo in grado di attendere, nessun neonato può attendere una poppata più di tanto e a nessuna mamma viene in mente di farlo attendere. Questo accade, ovvero la capacità di attesa di un neonato si forma quando si passa dal bisogno al desiderio. Desiderare significa anche saper aspettare. Quando questo meccanismo non si costituisce, al posto del desiderio abbiamo la compulsione, ovvero attivare un comportamento sotto una spinta fortissima, improcrastinabile, che tutto ci permette di fare, tranne che di attendere. Dobbiamo agire per forza. Per cui la capacità di attesa è una conquista. E un pochino le relazioni online, tutto ciò che online accade, può inficiarlo riattivando delle cose, che abbiamo già esperito, ovvero da piccolini, quando non potevamo permetterci di aspettare. Per lo spazio avviene la stessa cosa, per cui dove c'è un computer c'è anche la possibilità di online di fare una relazione che possiamo definire senza luogo, perché in realtà può accadere in qualsiasi spazio fisico noi abbiamo a disposizione. Questo, unito al fatto che le possibilità di accedere online sono portatili, per cui sono molteplici, rende, rispetto allo spazio, inficia la capacità di stare da soli, che anch'essa è una conquista. Certo, e prima nella conversazione che abbiamo avuto nella preparazione di Sì. questo incontro, mi dicevi che soprattutto sono tre le parole chiavi della problematica
della droga, di internet come droga. Una l'hai già affrontata, che è appunto quello della compulsione, un altro mi parlavi che è quella dei comportamenti paranoici e l'altro dei comportamenti dissociativi. Sì, ci sono questi due elementi che poi in realtà tenete presente che fanno parte, sono facce diverse della stessa medaglia, perché quando uno ha un comportamento compulsivo è anche dissociato dalla realtà e allo stesso tempo a livello di pensiero la compulsione favorisce il pensiero paranoideo, che è un pensiero di ordine difensivo. Anche quello noi l'abbiamo esperito quando eravamo più piccoli, perché prima di avere un pensiero sano, un pensiero creativo, c'è un'epoca della vita in cui il pensiero, nell'atto di formarsi, il suo primo compito è quello di difendersi da un mondo che i bambini, quando escono dall'onnipotenza infantile, capiscono che non riescono a controllare. E allora hanno questo pensiero, questa forma difensiva di pensiero che in psichiatria si chiama paranoideo, che sta per paranoico di fatto, e la paranoia è latente dentro ognuno di noi. Le relazioni online, quello che accade nei social network e nelle chat, si presta a essere interpretato di più che un discorso fatto dal vivo. E come dicevamo prima, il crinale di osservazione di un fenomeno cambia anche l'interpretazione dei dettagli del fenomeno stesso. Basta osservare una persona da un buco della serratura, e spesso Facebook concretizza questa possibilità, che vediamo cose diverse perché interpretiamo diversamente e facciamo pensieri diversi. Per cui questo ci porta non a conoscere meglio le persone, ma a confonderci molto, per cui io non mi stancherò mai di dire che il controllo dell'altro fa molto più male a chi lo fa attivamente che a chi lo subisce inconsapevolmente. Per quanto riguarda la dissociazione, tutto ciò che nel web veicola emozioni è più dissociante che quando invece veicoliamo informazioni. Concretamente, quando io veicolo informazioni, ovvero scrivo qualcosa su internet, controllo la mia posta elettronica o faccio altro a livello cognitivo, non a livello emotivo, mi accorgo del tempo che passa, mi stanco, a un certo punto mi scoccio, dico voglio fare altro, e il mio io è vigile, quindi non sono dissociato dalla realtà e mi accorgo appunto, come dicevo prima, anche del tempo che passa. Se invece vado a veicolare emozioni, come quando gioco online o vado sul social network o chatto, oppure anche passo da un link all'altro di una cosa che mi emoziona, come può essere anche un video, una canzone che mi piace su YouTube, e mi dissocio. Non sono concentrato ma sono assorto, mi devono chiamare due volte, mi ridesto sempre seccato e soprattutto mi rendo conto che anziché mezz'ora è passata un'ora. Questo accade perché le relazioni online non possono usare concretamente il corpo. Su internet non ci si può toccare, non ci si può baciare, non ci si può picchiare concretamente. Sì. Ci si può osservare e osserviamo delle volte una rappresentazione di noi stessi. Per cui non essendo il corpo disponibile non si attiva neanche la comunicazione non verbale. Pensate a quanto dice di noi un rossore. Un rossore dice tutto. Se io dico ti amo a una persona, esprimo un sentimento. I sentimenti passano sempre per la coscienza e per la consapevolezza e sono sotto il controllo dell'io. Proprio perché sono sotto il controllo dell'io posso mentire dicendo ti amo a una persona. Il rossore invece, che ci mette a nudo e non ci permette di mentire, non veicola sentimenti come nel primo caso, ma emozioni. E le emozioni nell'ambito degli affetti passano sempre per il corpo come i sentimenti per la coscienza. Su internet due ragazzi che si guardano reciprocamente con una webcam e chattano, pur parlando di cose sensibili, pensate, non possono diventare rossi, non ci riescono. Questo per i giovani che sono immersi nelle relazioni dei gruppi di pari e dove le emozioni hanno un potenziale distruttivo ben più pericoloso che per noi, perché una brutta figura fatta di un adolescente davanti a un bar dal vivo può innescare delle dinamiche evitanti il giorno dopo. Non dobbiamo dimenticarci quanto le emozioni ci hanno condizionato quando eravamo adolescenti. Certe emozioni in adolescenti fragili possono quasi farci andare in pezzi. Sì. Pensate a questo, quanto è favorito dalle relazioni online proprio il fatto di potersi gestire o gestire una conversazione in maniera molto diversa. Questo può essere un elemento favorente che può spingere un ragazzo timido
a fare dei passi in avanti e uscire di casa da solo senza bisogno di nessun psicologo o psichiatra che ci mette le mani. Allo stesso modo può essere il classico colpo di grazia e fare in modo che la realtà digitale non sia una realtà aggiuntiva, aggiunta alla realtà dal vivo, ma sia sostitutiva della realtà dal vivo. E quello significa poi il ritiro sociale, che è il sintomo più acuto dei nostri pazienti. Certo, quindi questo è l'elemento pericoloso, cioè il fatto che una personalità non ancora strutturata o difficilmente strutturata, fragile come hai usato tu il termine, possa pensare di essere invece diventata più forte attraverso l'utilizzo di tecnologie che invece non sono quelle che deve affrontare poi nella vita reale. Guarda, è l'elemento più pericoloso, non c'è dubbio, potenzialmente più pericoloso, ma è anche l'elemento potenzialmente più evolutivo. Perché dove c'è un'evoluzione, dicevamo prima, c'è anche proprio in quel momento il rischio di sviluppare una patologia. Questo avviene nella biologia, quando per esempio le cellule si replicano per crescere, per darci la vita, è proprio in quel momento di sdoppiamento che possono virare in senso tumorale. Questo accade anche nella mente, per cui nel momento in cui siamo di fronte a un nuovo modo di pensare e comunicare, dobbiamo porci, perlomeno io mi pongo il problema, degli effetti collaterali, eventualmente patologici, di questa evoluzione, che sostanzialmente si concretizzano nel ritiro sociale, per cui noi abbiamo la maggior parte dei nostri pazienti sono adolescenti, molti di loro hanno grosse difficoltà, alcuni di loro non ci vanno proprio più a scuola, per cui c'è proprio il ritiro sociale che all'inizio può essere anche subdolo e può anche concretizzarsi con un'iscrizione in palestra fatta a settembre e l'abbandono della palestra a novembre, sostanzialmente. Sì, certo, certo. E soprattutto mi dicevi che l'elemento cognitivo delle nuove tecnologie è completamente diverso da quello che poteva essere la televisione, i libri in tempi molto più antichi, perché l'elemento interattivo è psicoattivo. Assolutamente, tutto ciò che è interattivo è anche psicoattivo, come lo è la psicoterapia, come lo sono, secondo me, in forma molto più contenuta, con una serie di limiti in più, i farmaci, che vanno dati all'interno di una relazione che funziona, se no sono elementi più di espulsione che di contenimento, di accoglimento del paziente stesso. Ma al di là di questo, tutto ciò che è interattivo è psicoattivo. Per cui è diverso leggere un libro, che è un'operazione che avviene, che avveniva o avviene nel nostro immaginario, per cui in un contesto sostanzialmente autistico, e che ci fa parlare con noi stessi. Diverso è interagire online, perché dove c'è l'interazione online c'è un'interattività che invece di cui non abbiamo il controllo. E questo è la base. L'interattività è la base per la psicoattività, ovvero per la trasformazione del pensiero in una direzione che non possiamo decidere noi, come quando leggiamo un libro. Sì, certo. E questo cambia le cose, e allora è diverso avere un adolescente che leggeva un libro da un adolescente che va su internet, perché internet poi di fatto è letteralmente come uscire di casa.